Buenos días a todos, soy Diana 9, 2 y 4, este es mi canal y ahora tenemos un vídeo por la rubrica Factos Royales. Sorpresa, ¿eh? Ebbene sì, un po' di spagnolo romantico, ma proprio a livello base. Comunque, oggi parleremo di storia iberica e di un fatto che riguarda tre personaggi, o le persone iberiche per un motivo. Mettiamo che uno di questi personaggi è molto noto proprio per una certa visione che ne ha dato la storiografia, e un altro, gli altri due un po' meno, un altro è noto per altri aspetti. Quindi, ecco qui la storia dei tre discendenti folli di Carlo V: Don Carlos, Sebastiano I del Portogallo e Rodolfo II d'Asburgo. Veniamo al dunque. Il più famoso è Don Carlos, che verrà trovato morto in circostanze misteriose, sebbene oggi non così tanto misteriose, e che diventerà una figura da romanzo di cui sono occupati scrittori, drammaturghi, compositori, e che secondo certe visioni è una figura romantica che, diciamo, coltiva un amore che sa essere impossibile, secondo altri un romantico cospiratore, secondo altri semplicemente un folle, e diciamo che è complicato. Gli Asburgo, infatti, ma prima di loro i Trastámara di Spagna, portarono avanti una politica matrimoniale che oggi, col segno di poi, possiamo definire disastrosa. Cominciamo dall'inizio, proprio per dare un'idea. Ricordo che io non sono una genetista, non sono una biologa, ma queste cose quando uno si mette a studiare genealogia e storia saltano all'occhio. Allora, Isabella d'Avis e sua sorella Beatrice di Braganza, come verranno conosciute in seguito, sono figli di una coppia zio e nipote, e già qui è un po' grave. Comunque, Beatrice sposa il duca di Braganza, un nobile minore, mentre Isabella sposa il re Juan di Castiglia. Hanno due figli, Isabella e Alfonso, che morirà a 16 anni. Isabella di Castiglia, la famosa regina, sposa Ferdinando d'Aragona, suo cugino di secondo grado. Cominciamo male. Alla morte del marito, Isabella del Portogallo ha un crollo, ha atteggiamenti che richiamano una mania depressiva, si isola dal mondo, ricerca spasmodicamente la vicinanza dei figli, e il figliastro Enrico, Enrico l'impotente, preferisce lasciarla in solitudine a dare valo. Anche Isabella, una volta divenuta regina, non chiamerà sua madre a corte, preferendo lasciarla lì perché in parte si vergogna. Isabella e Ferdinando avranno 5 figli, più 2 aborti su uno, c'è un dubbio, uno è sicuro. Comunque, Isabella, Juana, Juan, Maria e Catalina, poi regina d'Inghilterra. Allora, se Isabella muore di parto a 29 anni, e quella non è colpa di nessuno, infatti Juan invece è fisicamente debole, morirà per una malattia misteriosa, qualcuno dice tisi, qualcuno vaiolo, qualcuno addirittura azzardato morbillo, ma la vulgata popolare sosterrà che è morto d'amore perché ha passato troppo tempo con la sua giovanissima moglie Margherita d'Asburgo. Vero o meno, era comunque un ragazzo con un fisico molto debole, che negli anni si era indebolito, secondo alcuni aveva addirittura un principio di gobba, aveva il labbro leporino, era sempre malato, insomma, è probabile che, diciamo, il poter essere sposato e poter fare, diciamo, roba, abbia dato il colpo di grazia a un fisico che non è mai stato molto forte. Juan, la famosa Juana la Loca, dopo la morte del marito Filippo d'Asburgo, detto il Bello, avrà anche lei un crollo nervoso,
in parte risentirà degli abusi fisici ed emotivi del marito e trascorrerà il resto della sua vita prigioniera a Tordesillas, facendo un conto. Filippo muore nel 1505 e Juana muore nel 1555, sono 50 anni che praticamente trascorre da prigioniera. Ma ha comunque anche lei dei figli con il marito, nonostante tutto. Sua sorella Maria sposa il vedovo di sua sorella Isabella, re Manuel del Portogallo, e anche lei ha 10 figli. Quindi comunque famiglie prolifiche. Ora, Juana tra i figli ha Carlos, ossia Carlo V, e Catalina. Catalina è l'ultima figlia, è nata postuma ed è vissuta con la madre fino ai 15 anni. E accade un piccolo problema, ossia per sostenere, diciamo, la sua politica iberica, Carlos la sposa prima sua sorella Leonor al re Manuel del Portogallo, rimasto di nuovo vedovo, e poi da Catalina a João del Portogallo, figlio di sua zia Maria e di Manuel. Quindi diciamo è un matrimonio tra doppi cugini. Lui sposerà Isabella, sorella di Juan, insomma, sono due coppie di cugini che si sposano. È vero che c'è comunque l'apporto di sangue asburgico, ma comunque è una situazione un po' grave, che si complicherà di nuovo, perché i rispettivi figli, ossia Filippo e Juana, il futuro Filippo II, sposeranno i figli di Catalina e João, João Manuel e Maria Manuel. Insomma, due doppi cugini, figli di due doppi cugini, che sposano figli di due doppi cugini. Da qui nasceranno Carlos e Sebastiano. Carlos, come già detto, ha diverse età mentali, anche diverse età fisiche, pensiamo, ha un peso molto sotto la media e una diagnosi di qualcuno ha già dato disturbo bipolare, qualcuno schizofrenia, insomma, non di età mentale. Sebastiano, che nasce postumo perché suo padre, debole fin dall'infanzia, muore 5 mesi prima della sua nascita. Tra l'altro, il principe João è l'unico sopravvissuto di 9 figli, tra cui c'è anche Maria Manuel, che anche lei è sempre stata di fisico molto fragile. Sua madre, Juana, poco dopo la nascita del figlio, ritorna in Spagna. Non avrà più contatti col figlio, molto religiosa, prenderà i voti come gesuita e insomma non si occuperà più del figlio di cui si occuperà la nonna Catalina. Alla sua morte subentrerà il fratello del re Joao, il cardinale Enrique. Sebastiano quindi nasce in una situazione un po' grave e avrà un'educazione molto cattolica. Verrà circondato da religiosi e da studiosi comunque che vengono dalla Chiesa. Addirittura per evitargli le tentazioni, lo zio gli mette a fianco due frati teatini che hanno l'obbligo di seguirlo dovunque. Questo sarà un problema quando da adolescente Sebastiano si accorgerà di essere omosessuale. Quindi è cresciuto con una forte morale cattolica, ma dei desideri che la contraddicono. Pertanto continuerà a circondarsi di frati giovani, belli, ai tanti, peccherà con loro e allo stesso tempo chiederà perdono. Insomma, non è una personalità molto stabile. Ogni volta che provano a combinare il matrimonio è un disastro. Una sua zia gli ha combinato matrimonio con Margherita di Valois, la famosa Reina Margot. Il matrimonio non andrà in porto, anche perché Margherita sposerà Enrico di Navarra, ma secondo alcuni non sarebbe proprio andato in porto perché venivano posti ogni volta nuovi ostacoli. Gli viene proposto un matrimonio con una delle figlie di Filippo II e della sua terza moglie, Elisabetta di
di Valois, anche questo matrimonio non va in porto, e Sebastiano si convince che è un segno del cielo. Lui si sposerà solamente quando avrà dato un nuovo lustro al Portogallo. Prende così gran parte della nobiltà portoghese e salpa per l'Africa, per il Marocco. I francesi, che hanno sempre avuto buoni rapporti con, diciamo, i regni musulmani e con queste enclave barbaresche, avvisano il re del Marocco, e quando Sebastiano si presenta con 2.000 soldati, il re del Marocco lo accoglie con 40.000 soldati. È un'ecatombe spaventosa, muore gran parte della nobiltà portoghese e muore lo stesso Sebastiano, il cui corpo non verrà mai trovato. Questo alimenta alcune voci, appunto, che la terra sia sopravvissuto, che sta aspettando il momento opportuno, ma il re è morto. E il trono va a suo zio, il cardinale, il quale chiede al papa di, diciamo, scardinalarlo per poter così contrarre delle giuste nozze e dare una discendenza al regno. Non è così facile. Non tanto perché non sia possibile, ma perché il Papa è all'epoca praticamente, diciamo, il cappellano di Filippo II, il quale ha fiutato l'opportunità. Tant'è che appena il cardinale re, come viene chiamato, muore, subito l'esercito spagnolo si butta sul Portogallo. Difatti il Portogallo fino al 1648 perderà la sua indipendenza. E proprio per questo ci sarà un periodo di cosiddetto sebastianismo. Il sebastianismo è quel fenomeno secondo cui i portoghesi speravano che re Sebastiano fosse morto, ma che prima o poi sarebbe tornato per liberarli. Inutile dire che questo dette vita a molti impostori, come poi capiterà anche in altre circostanze simili. Diciamo che casi di sebastianismo sono frequenti da sempre nella storia. Pensiamo al caso dei falsi delfini, pensiamo alle false Anastasie, insomma, sono fenomeni comuni. E adesso passiamo al terzo, che per qualche motivo è quello più noto, Rodolfo II. Rodolfo è figlio di Maria d'Asburgo, sorella di Filippo II e di Massimiliano d'Asburgo, suo primo cugino. Eh già, il padre di Massimiliano è Ferdinando I d'Asburgo, che ha sposato Anna Jagellone, detta Anna di Boemia. Ferdinando è il fratello minore di Carlo V, è cresciuto in Spagna e per certi aspetti viene mandato prima nelle Fiandre, poi in Germania, proprio perché è giudicato pericoloso dal fratello e dal suo entourage. Come possiamo vedere, sì, da una parte ci sono sempre problemi con l'incesto, ma dall'altra c'è il sangue di Jagellone, che di fatto è nuovo, porta nuova linfa. Certo, Anna e Ferdinando sono cugini, ma di quinto e sesto grado, una parentela molto lontana. E per questo i loro figli avranno meno problemi. Hanno sempre problemi a livello fisico perché, francamente, nessuno dei figli della coppia imperiale è di bell'aspetto, ma le turbe mentali sembrano sia toccate solamente a Rodolfo, il quale Rodolfo cresce, diciamo, con un insegnamento piuttosto bizzarro. Suo padre è un cattolico molto tiepido, qualcuno sostiene che sia convertito al protestantesimo, qualcuno sostiene che sia ateo. Sua madre invece è una cattolica fanatica, in quanto è stata cresciuta in Spagna con standard diversi. Rodolfo quindi cresce in un ambiente, diciamo, aperto, illuminato. E fin da subito qualcuno si rende conto che il ragazzo passa da stati di euforia in cui vuole fare tutto, vuole vedere tutto, vuole sapere tutto, ad altri in cui praticamente si isola nelle sostanze, spranga tutto, non vuole vedere nessuno.
Quindi attacchi di depressione, malinconia, euforia, molti hanno già dato bipolarismo, qualcuno anche schizofrenia. Paranoide perché fin da ragazzo Rodolfo sospetta di chiunque, non si fida di nessuno, si circonda di un piccolo entourage e si muove solamente con essi. Divenuto imperatore alla morte del padre, temendo Vienna, si trasferisce a Praga. E da lì non si muoverà più, si sistema nel castello reale a Praga, lo fa sprangare e per anni governerà da lì. E non governerà, diciamo, come tutti gli altri di giorno, no, Rodolfo governerà di notte, perché la notte a suo parere è più sicura, ha più controllo e chiunque deve essere perquisito. Spesso nemmeno governa, ci sono occasioni in cui si sistema a letto, dorme per ore. Fa sprangare tutto, fa chiudere, diciamo, le finestre e rimane sul letto. Si circonda di una corte molto bizzarra, nani, buffoni, cartomanti, insomma, ha quell'aspetto esoterico che poi affascinerà gli occultisti, gli scrittori, la famosa Praga magica di Rodolfo. Tra l'altro è bisessuale, dichiarato. E infatti si circonda di uomini, di paggi, ma anche di donne, ma non dell'alta aristocrazia, diciamo, lavandaie, contadine, popolane, insomma, cose. E questo spiace alla nobiltà che boema, che comunque sperava di poter piazzare una di loro. La sua amante di lungo corso sarà una certa Caterina Spada, di origini italiane. Poverissima, che gli darà diversi figli illegittimi, di cui uno, Don Giulio d'Asburgo, sarà, mettiamola così, un assassino a sangue freddo. Nel mentre, non contento, Rodolfo declina ogni proposta matrimoniale che gli viene fatta. Fidanzato dal padre con Isabella Eugenia di Spagna, sua cugina in quanto figlia di Filippo II, rompe il fidanzamento una volta divenuto lui stesso imperatore. Si fidanza inizialmente con Elisabetta d'Inghilterra, ma rompe anche quel fidanzamento. Diciamo che come lei tenterà, diciamo, una politica di equidistanza in cui si prometterà a chiunque non sposerà mai nessuna. Come se avesse intuito che non fosse esattamente il miglior partito, nonostante il titolo imperiale, che il suo sangue potesse essere pericoloso. Comunque negli anni le sue manie depressive e paranoiche si acutizzano, si rivolgono specialmente contro la nobiltà ungherese e perseguita a lungo i magiari, i quali a un certo punto tentano un'autentica ribellione, in cui poi finirà immischiata per un modo o per un altro la famosa Elisabeth Báthory, Elisabetta, e poco prima che abbandoni tutto perché sembra che voglia abdicare o comunque continuare a fare l'imperatore a modo suo, il fratello Mattia praticamente lo imprigiona, lo costringe ad abdicare in suo favore e lo rinchiude. E anche Rodolfo muore in circostanze misteriose. Insomma, tre ragazzi rovinati da una politica matrimoniale disastrosa e, a parte Rodolfo, tutti morti precocemente. Carlos muore a 24 anni, Sebastiano a 27 e l'unico che sopravvive è Rodolfo, ma ha la psiche a pezzi e praticamente negli anni è come se vegetasse, non vivesse nemmeno. Questo perché i ripetuti incesti hanno rovinato la loro genetica e hanno portato, diciamo, a tre risultati di uno più folle dell'altro. Che due abbiano cinto la corona è grave. Carlos non ebbe il tempo perché si rovinò con le sue mani, era probabilmente quello più compromesso di tutti. Tra l'altro, in loro si notano i tratti distintivi prima dei Trastamara e poi degli Asburgo, non solo a livello fisico, ma anche a livello, diciamo, mentale, paranoia, schizofrenia, anche il famoso labbro, che in tutti e tre era piuttosto accentuato, nonché appunto queste manifestazioni spesso improvvise di ira,
di depressione. Entrambi morirono celibi, sebbene si siano stati fatti, diciamo, dei progetti matrimoniali. All'epoca non c'era questa certezza, ossia di questo parente malato. C'era però l'idea che queste famiglie un po' strane stiamo attenti. D'altronde il fatto che la monarchia spagnola e la monarchia austriaca fossero le più importanti d'Europa spesso eliminava i possibili scrupoli. Ma bisogna notare come abbiano finito per sposarsi tra parenti, perché appunto le altre dinastie non volevano avere più nulla a che fare con loro. Carlo V, pur essendo imperatore e re di Spagna, fece sposare i suoi figli solamente con i figli dei suoi cugini, perché nessun altro era disposto ad imparentarsi con lui. La dinastia Davids, fin dall'inizio, si portava dietro una, diciamo, brutta voce di malattie mentali, di follia, motivo per cui spesso erano stati costretti a matrimoni con la nuova nobiltà portoghese. D'altronde, gli unici matrimoni possibili furono inizialmente con i Plantageneti, poi con i Trastamare, che anche loro avevano, diciamo, dei problemi pregressi. Questo è tutto, tra l'altro, come fonte ho utilizzato Almasi di Stuart per quanto riguarda Rodolfo, Antonia Fraser per quanto riguarda sia Manuel, Joao e il resto degli Asburgo, soprattutto Don Carlos e Sebastiano, la biografia su Maria Stuart. Compaiono alcune cose anche in Caterina de' Medici dicendo Rio, ma quella è un po' romanzata per certi aspetti. E di Geoffrey Parker, un solo re, un solo impero, Filippo II, che era quella più completa. Diciamo che se Carlos possiamo trovarlo sia nella tragedia di Schiller che in quella di Alfieri, poi in Donizetti, Verdi, e anche nelle ultime serie, in mente se tipo Reinas, in mente Range, purtroppo, diciamo che non è stato mai analizzato in maniera imparziale, c'è sempre un'ottica un po' romantica nei suoi confronti. Di Rodolfo si è parlato molto poco perché non si sa appunto come affrontare questa sua particolarità. Di Sebastiano ancora meno, penso che ci sia un film portoghese negli anni 70 uscito per l'anniversario, ma non ne sono sicura. E questo è tutto. Se avete informazioni, titoli da consigliare, perché naturalmente spagnolo e portoghese c'è molto da dire, non esitate, come sempre, qui sotto. Au revoir.